Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Amici sportivi, buonasera e benvenuti a questa nuova stagione di calcio rosso-nero. Siamo in Lega Pro e non a caso abbiamo voluto chiamare questa nuova trasmissione Pro Calcio. Perché non l'abbiamo chiamata il rosso-nero come eravate abituati lo scorso anno? Perché quest'anno, lo sapete meglio di noi, la Lega Pro ha scelto di utilizzare una formula davvero particolare per quanto riguarda il calendario delle partite. Non sapremo mai, o meglio, non ci sarà mai un giorno fisso in cui giocheremo noi come le altre squadre, perché ogni giornata è distribuita addirittura su quattro giorni: venerdì, sabato, domenica e lunedì. Quindi si comincia il venerdì sera con l'anticipo delle 20:45, si finisce lunedì sera sempre con lo stesso orario, ovviamente con l'ultimo posticipo. Nel mezzo ci sono ovviamente i turni del fine settimana vero e proprio, spalmati dalle 15 del sabato sino alle 18 della domenica. Non a caso la Lucchese debutterà in trasferta proprio domenica prossima alle ore 18 in quel di Gubbio. E allora, come vi dicevo, per noi diventava anche difficile seguire l'andamento delle partite subito dopo che queste si sono giocate, perché appunto inserire nel palinsesto una trasmissione molto variabile a seconda appunto delle decisioni che arriveranno da Firenze diventava un po' complicato. E allora abbiamo deciso di dare una collocazione fissa a questa trasmissione, che andrà in onda tutti i martedì alle ore 21, quando cioè tutte le partite si saranno giocate e anche noi saremo in grado di proporvi tutte le sintesi del girone B. È una piccola chicca, grande chicca che Di Luca ha deciso di regalare ai suoi affezionati telespettatori, appunto la possibilità di vedere tutte le partite del girone B, ovviamente tutte le sintesi, gli highlights, come si usa definirli in gergo moderno, delle 10 partite che appunto si sono giocate fra il venerdì e il lunedì. Dunque, entriamo nel clima del calcio giocato. Oggi però, siccome siamo immediatamente a ridosso della fine del calciomercato, della sessione estiva del calciomercato, credo che sia giusto anche dedicare un po' di spazio a quello che è accaduto soprattutto nelle ultime ore di mercato, molto attese. Adesso, da oggi, le società potranno tesserare solo giocatori svincolati, quindi giocatori che in questo momento non sono sotto contratto con nessuna squadra professionistica, e quindi è chiaro che si riduce di parecchio il range dove andare a pescare giocatori, però è anche vero che c'è un nutrito numero di giocatori, soprattutto ovviamente magari non più giovanissimi, senza squadra e quindi diciamo potenzialmente sul mercato. Allora, la Lucchese nelle ultime ore
di questo calciomercato ha effettuato effettivamente un paio di operazioni, ovviamente operazioni che forse ai tifosi hanno fatto e faranno un po' storgere la bocca, nel senso che era atteso il grande nome, ovviamente compatibilmente con la categoria, comunque l'attaccante di razza, il bomber che avrebbe potuto in teoria, perché poi sappiamo che tutto questo è pura teoria, poi è il campo a dimostrare, a confermare o meno queste teorie, avrebbe potuto garantire quei 12, 13, 15 gol. Così non è stato. Perché? Perché la Lucchese si è, a nostro avviso, accorta troppo tardi che questo, che questa lacuna doveva essere colmata. È chiaro che nelle ultime ore di mercato è stato difficile convincere alcune società a privarsi di certi giocatori e, oppure a convincere alcuni giocatori a accettare le chiaramente le offerte che venivano fatte dalla Lucchese. E allora alla fine è arrivato di fatto Lorenzo Benedetti, classe 92, tra l'altro è un pisano di Pontedera, ed è un giocatore che seppure molto giovane, appunto a 22 anni, ha già assaggiato un po' di C1. Questa è una squadra che esce, diciamo, da questa sessione estiva del calciomercato con una ossatura molto giovane e soprattutto con tanti ragazzi che non hanno mai assaggiato la serie C, qualcuno la C2, ma quasi nessuno la vecchia C1, la Lega Pro 1. Benedetti, come dicevamo, nonostante la giovane età, ha alle spalle una cinquantina, poco più, di partite in C1 a Prato e a Viareggio, dove ha segnato complessivamente 10 gol, insomma in 4 stagioni. Non è propriamente, come dire, un ruolino da grande punta, da punta molto prolifica. Ha fatto 7 gol anche nel 2010 a Camaiore, ma in Serie D. È un ragazzo che indubbiamente comunque può far comodo alla Lucchese. L'altro giocatore che dovrebbe arrivare in queste ore, lui è svincolato, quindi non c'era, diciamo, la necessità appunto di tesserarlo entro le 23 di lunedì sera, è Daniele Ferretti, classe 86, è un esterno, quindi non è una punta centrale come invece magari è Benedetti. Anche lui, per la verità, ha fatto un po' di C2 ma poca C1, appena 28 presenze nel 2011-2012 a Bassano, poi ha fatto mezzo corona in C2, Bassano ancora in C2, l'ultimo anno a Porto Tolle, Delta Porto Tolle, retrocesso con 6 gol, per la verità, 31 presenze e 6 gol. Questi sono i due giocatori insieme a Lorenzo Pantano, Pantano che è stato tesserato entro appunto le 23, ma lui era già arrivato in casa rossonera, aveva praticamente, insomma, arrivato la settimana scorsa, ha fatto qualche allenamento, poi lo staff ha deciso appunto di tesserarlo. Quindi questi sono di fatto Pantano, Benedetti e Ferretti nelle prossime ore i nuovi della Lucchese. In conferenza stampa proprio oggi pomeriggio sono venuti anche i giocatori che di fatto erano arrivati nelle ultime ore, e negli ultimi giorni, come De Geri, Boilini, e quindi giocatori che chiaramente sono stati tesserati comunque prima della chiusura del mercato. Ma ovviamente a questo punto la parola passa a Guido Pagliuca che sabato aveva, insomma, chiesto chiaramente alla società
di poter alzare il tasso, non tanto il tasso tecnico, quanto il tasso di esperienza, di abitudine a giocare in un campionato professionistico, soprattutto magari di C1, ai suoi dirigenti, che però alla fine, insomma, l'hanno accontentato fino a un certo punto. Ma perché non lo hanno accontentato? È lo stesso, non sono riusciti ad accontentarlo, è lo stesso Guido Pagliuca che in conferenza stampa ha spiegato, devo dire con grande calma, tranquillità e senso di responsabilità, il perché del fatto che alcuni giocatori che magari la Lucchese ha trattato alla fine non sono arrivati. Allora, sentiamo Guido Pagliuca. Facciamo un passo indietro perché è importante che siano chiarite alcune cose, è doveroso. Come lo scorso anno che sono passato io che non volevo Gucci, non risuccede quest'anno perché io Gucci l'anno scorso lo volevo e tutti i giorni lo chiamavo, però lasciamo perdere, quest'anno non succede. La società è tutta la, cioè è tutto il mercato che insieme a Bruno, a me, la società si sta cercando di prendere degli attaccanti importanti. Questa settimana si sperava di poter prendere degli attaccanti che magari economicamente abbassassero un pochino le loro pretese e si potesse prendere un giocatore migliore abbassando le sue pretese. Quindi sono stati contattati tanti attaccanti perché sinceramente la società aveva messo a disposizione una cifra, un tesoretto importante per l'attaccante. Tant'è vero che è stato chiamato De Cienco, che era un giocatore che io volevo, l'ho chiamato anche personalmente, l'ha chiamato Bruno, proprio direttamente il giocatore che io volevo forte. La società ha dato piena disponibilità proponendo anche un contratto di più anni quindi a questo giocatore, quindi c'era tutta la volontà di prenderlo. Poi come De Cienco, come Ceccarelli, come Iemmello sono giocatori che hanno fatto altre scelte e ci hanno un pochino spiazzato. Quindi ci siamo trovati all'ultimo giorno di mercato a andare a Milano e cercare giocatori non tanto da prendere ma che andassero bene, no, in riferimento a quelli che sono i giocatori che abbiamo. Non è che si poteva prendere giocatori uguali a quelli che abbiamo. Quindi è uscito fuori questo Scotto che andava bene a tutti, anche lì la società faceva uno sforzo ulteriormente. Sì, 90. Anche lì ulteriormente era tutto d'accordo quando all'improvviso l'Alessandria non l'ha liberato. Però si parla di un giocatore importante per la categoria, eh? Un giocatore che era una caratteristica che noi nella squadra di potenza, di qualità, che noi nella squadra ricerchiamo. Cosa è successo? Che come lui anche altri giocatori, poi Rajčević ha problemi di tesseramento. Aspetta. E Rajčević ha problemi di tesseramento e quindi l'abbiamo dovuto sostituire con un giovane Rajčević, l'abbiamo sostituito con Benedetti. Ecco che Benedetti è arrivato alla Lucchese per sostituire il problema di tesseramento di Rajčević. Cosa è successo? Che nella giornata di ieri sono state tante le trattative fatte e poi non andate a buon fine, tra queste anche Del Sante. Del Sante era un giocatore della Lamezia che come caratteristica non era un giocatore che a me faceva, che era la caratteristica che andava a genio per la nostra squadra, però vi garantisco che Bruno Russo lo voleva in tutte le maniere. Io parlando con la società, perché prendendo Del Sante si alzava l'età media, si rischiava di non poter far giocare i cinque giovani, quindi ho parlato direttamente con la società. La volontà della società, del presidente della società, era di prendere Del Sante, che era un giocatore che costava tanto e gli facevano più anni di contratto, quindi è una cosa importante per la società. Io non ero, secondo me era un giocatore che non era ideale per il nostro modo di giocare, però davanti a queste volontà ho detto va bene, prendiamo Del Sante. Aspettando Del Sante, un quarto all'11 la Lamezia Terme non ha liberato Del Sante perché non l'ha liberato per problemi loro. E quindi ecco che siamo rimasti senza giocatori. Però da parte di tutti c'era la volontà di prendere il giocatore importante e
anche della società, perché vi dico la verità, ieri ho telefonato io personalmente, quindi poi il mercato è andato così, perché per come, è vero che all'ultimo giorno non è facile, è vero che all'ultimo giorno c'erano questi, noi dobbiamo secondo me capire che il mercato è iniziato tanto prima. Quelle sono cose alla quale io da oggi in poi chiedo l'aiuto a tutti, a voi, ai nostri tifosi, che capisco ci siano, però io sapete, sono uno che dice le cose come stanno. L'anno scorso, vi ripeto, quando è stato di Gucci, io volevo Gucci, sono passato per quello che è, lasciamo perdere, però sono uno che dice le cose come stanno. In questo momento che qualcuno si arrabbi con qualcun altro non è funzionale a nessuno, non è funzionale alla Lucchese, quindi è importante che tutti si stia vicini e uniti e si pensi che questo gruppo di uomini, che questo è un gruppo di uomini con dei grandi valori, possano crescere e portarci alla salvezza. Però sicuramente, talmente è giovane questo gruppo qui, se tutti insieme non siamo uniti, le difficoltà aumentano. Se invece noi spogliatori, voi, i nostri tifosi, siamo tutti uniti come domenica, come sabato, che sono stati eccezionali, secondo me ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare. Naturalmente dalla nostra parte c'è anche il fatto di dire se solo uno molla non va bene. Allora, avete ascoltato le parole di Pagliuca, il richiamo, devo dire molto responsabile, a tutti, ai tifosi, a noi della stampa, a sostenere questa squadra. Non possiamo fare altrimenti, ha ragione Guido quando dice in questo momento andare a cercare le responsabilità se appunto quel giocatore o quell'altro non è arrivato. Non serve a niente e a nessuno, serve solo a destabilizzare un ambiente che già insomma ha vissuto un'estate molto tormentata, lo sappiamo, un'estate in cui si è detto tutto il contrario di tutto, ma insomma chiaramente questo è servito un pochino a destabilizzare un pochino il clima attorno alla squadra, attorno a Pagliuca, a Guido Fracassi, Stefano, quindi insomma intorno allo staff, no? e ai dirigenti, quindi al di là di come uno la può pensare e quindi anche in questo momento essere deluso dal risultato di queste ultime ore di mercato, a questo punto, come dice Guido, non serve a niente intentare processi contro Bruno Russo, contro i dirigenti, contro Pagliuca, contro quello, contro quell'altro. Certamente Pagliuca ha detto chiaro e tondo, ecco, non sono io che non voglio i giocatori, lo ha ribadito, no? Perché l'anno scorso si è detto spesso che era lui a non aver voluto Gucci. Ancora una volta il tecnico di Cecina ha smentito in maniera chiara questa voce, questa teoria, secondo appunto la quale è stato lui a bloccare l'arrivo di Gucci, che poi sappiamo è andato alla Correggese e ha fatto anche diversi gol a Correggio. Quindi avanti con calma, con tranquillità, il mercato degli svincolati, come dicevamo, è ancora aperto. Se davvero la società riterrà opportuno e necessario intervenire, diciamo che comunque lo potrà fare anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, andando a prendere giocatori che non sono sotto contratto. Semmai noto, e forse lo noteranno con me anche gli amici a casa, il silenzio del presidente Bacci, che praticamente non ha più parlato da sabato, quando chiaramente era a vedere la partita, e però non, insomma, da quel momento anche sul mercato non è mai intervenuto. Ecco, semmai l'assenza del presidente anche da un punto di vista non solo fisico ma anche di presenza, magari con dichiarazioni, lascia un pochino
Ecco, perplessi i tifosi, ma questo però è Andrea Bacci, quindi prendere o lasciare. Il suo, come dire, rapporto con la Lucchese è un rapporto un po' a strappi, no? A volte è molto presente, si fa sentire, poi ci sono dei momenti in cui magari non lo sentiamo per un po'. Andiamo a vedere che cosa è successo anche alle altre squadre, perché il mercato ovviamente si è chiuso per la Lucchese, ma si è chiuso anche per tutte le altre. Allora, beh, non è che ci siano stati grandi movimenti, non mi pare che ci sia una squadra che può dire di essere uscita da questo mercato rinforzata in maniera eclatante. La squadra che ha agito di più anche in termini numerici, in termini quantitativi, è il Grosseto, ma perché il Grosseto era partito con in una situazione di grande caos. Ricorderete la cessione, il compromesso, diciamo, della cessione della società da parte del presidente Camilli, che poi non è stato seguito da quindi un preliminare che non è stato seguito poi da un atto definitivo, due squadre per qualche ora, e poi alla fine la decisione di Camilli di andare avanti. Quindi ovviamente il Grosseto si è trovato in difficoltà sia per quanto riguarda lo stadio sia per quanto riguarda la squadra. E allora alcune operazioni come il difensore Salvatore Monaco, classe 92, a titolo definitivo dal Taranto, giocatore che ovviamente era in Serie D. Poi Daniele Abbracciante, 94, quindi vedete molti giovani, anche lui a titolo definitivo. Il difensore Joseph Elez, in prestito dalla Lazio, anche lui 94. Un altro difensore Alessio Mariotti, a titolo definitivo. Questo Alessio Mariotti dovrebbe essere, è un 84, quindi l'Alessio Mariotti che è stato anche a Lucca qualche anno fa durante l'era Giovannini. E poi il portiere Alessandro Berardi, 91, anche questo giocatore in prestito dalla Lazio. L'Ascoli ha ceduto alla Juventus un giovanissimo, classe 98, Alessandro Eleuteri, quindi evidentemente un ragazzo che ha delle prospettive se appunto viene acquisito da una società blasonata come la Juve. Il Savona ha preso Andrea Cesarini, anche lui 94, in prestito dal Parma, e un giocatore che tra l'altro ha già esordito in prima divisione con la maglia del Varese ed è stato Under 20. È stato anche capitano della Primavera del Novara, quindi un giocatore che ha una certa esperienza. Ancora dunque, sempre il Savona ha acquisito Daniele Biondo, classe 91, l'anno passato nel Teramo, nel suo curriculum anche stagioni in Serie D con Vigor Lamezia, Cosenza e Taranto. La SPAL ha ingaggiato il centrocampista Giorgio Capece, classe 92, di proprietà dell'Ascoli, è arrivato a titolo definitivo e firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo. Vedete anche tanti prestiti, tanti giocatori che arrivano firmando per un solo anno. Questo per dire che in tutta la Serie C, insomma, almeno nel nostro girone, la situazione è difficile un po' ovunque. Questo quindi quello che è successo nel mercato, sia per quanto riguarda la Lucchese che per quanto riguarda le altre squadre. Il Pisa che aveva nel mirino alcuni giocatori molto importanti di categoria anche superiore, alla fine poi invece ha deciso di chiudere il mercato, lo ha annunciato Vitale nel tardo pomeriggio di lunedì. Un Pisa che tra l'altro ha esordito bene battendo il Teramo, poi lo vedremo. Però è rimasto malissimo dal mancato ripescaggio in Serie B, dove invece è finito il Vicenza. C'è da aggiungere che per quanto riguarda la squadra, che peraltro non ci interessa perché poi alla fine andrà a giocare nel girone A al posto appunto del Vicenza, l'ultima ripescata, che quindi adesso sono 59, le squadre di Serie C dovranno arrivare a 60. Voi sapete che sono stati riaperti i termini che sono scaduti proprio oggi, e in pole position, come diciamo da qualche giorno, sono Arezzo e Taranto.
due società insomma con un certo passato, quindi anche insomma che hanno la possibilità, hanno impianti a norma sia Arezzo che Taranto, e quindi insomma sono squadre che sicuramente meritano di giocare in Lega Pro. La Correggese ha rinunciato ufficialmente con un fax proprio oggi in Lega, mentre per l'Acragas ci sono problemi con l'illuminazione del suo stadio. Sappiamo che deroghe non ne verranno concesse, tant'è vero che come abbiamo detto alla fine la Correggese ha dovuto alzare bandiera bianca, si è arresa e l'anno prossimo farà ancora un campionato di Serie D, ovviamente con l'obiettivo di vincerlo. Allora, io direi che adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi andiamo dritti come fusi nella seconda parte della nostra trasmissione, dove parliamo di calcio giocato, perché vi facciamo vedere tutti i gol della prima giornata. Ovviamente parleremo un pochino più del debutto della Lucchese con il Sant'Arcangelo e quindi cercheremo un po' di capire che cosa è successo, ma con l'ausilio di tante immagini. Allora ci fermiamo un attimo, linea alla regia. Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Bene, eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di calcio, di Procalcio, la nostra nuova trasmissione che ovviamente parla di Lucchese ma parla anche delle altre, perché come ho detto all'inizio e fra poco ve li faremo vedere, abbiamo la possibilità di mostrarvi tutti gli highlights, tutte le sintesi delle squadre che militano nel girone B della Lega Pro Unica. Allora, visto che entriamo nel vivo del calcio giocato, cominciamo con i numeri della prima giornata e dunque i risultati. Si è ovviamente chiuso lunedì sera il quadro di tutte le partite, anche se ovviamente non capiterà sempre che lunedì sera avremo un posticipo nel nostro girone. Capiterà ogni tanto e quindi in realtà le partite si potranno concludere anche di domenica, però ribadisco, questa trasmissione noi abbiamo deciso di darle una collocazione fissa, quindi martedì, tutti i martedì alle ore 21. Allora, il quadro completo dei risultati della prima giornata del girone B: Ancona Savona 1-1, Forlì batte Reggiana 1-0, a Grosseto Pro Piacenza batte Grosseto 1-0, L'Aquila Gubbio 0-0, Lucchese Sant'Arcangelo 0-0, Pisa batte Teramo 3-1, a Pistoia Ascoli batte Pistoiese 1-0, San Marino Prato 1-1, Spal Pontedera 0-3, Tutto Cuoio Carrarese 0-0. La classifica ovviamente è piuttosto semplice: tre punti le squadre che hanno vinto, un punto le squadre che hanno pareggiato, 0 punti le squadre che hanno perso. Non sono stati pochi i pareggi, che sono stati 5, insomma, quindi 1, 2, 3, 4, 5, sì, 5 pareggi, 2 vittorie fuori casa, quella della Pro Piacenza a Grosseto e quella, anzi 3, dell'Ascoli a Pistoia e del Pontedera a Ferrara. Sicuramente questo è il risultato più eclatante della giornata, perché il Pontedera della coppia Paolo Indiani, Paolo Giovannini, si ripropone davvero a grandi livelli con un giocatore, ma ce ne sono tanti, però insomma ci piace citare un giocatore simbolo di questa squadra, che è Grassi. Grassi tra l'altro è
sappiamo, originario della provincia di Lucca, di Filicaia, quindi in Garfagnana, giocatore che tra l'altro ha vestito la maglia rossonera e dopo una parentesi a Salerno è tornato a Pontedera e devo dire subito ha dimostrato tutte le sue capacità. Allora, io direi, prima di addentrarci un pochino di più su alcuni temi, andiamo a vedere il film, il treno dei gol di questa prima giornata. Tutti d'un fiato. Thank you.
Bene, questi i gol, avete visto, ce ne sono alcuni anche belli. Noi però ne abbiamo scelto uno che ci sembra particolarmente, come dire, bello e anche spettacolare. Lo rivediamo insieme, è quello di Muntadas, attaccante del San Marino. Eccolo qua, guardate la girata al volo, pallone che si insacca nel set alla destra del portiere. Rivediamolo ancora, perché questo è un gol bellissimo. Lo vediamo anche al rallentatore, vedete il calcio d'angolo, la palla che viene respinta di testa, guardate la girata, un po', devo dire, a occhi chiusi, nel senso che lì il giocatore ha provato, ma se un gol così lo fanno in Serie A, probabilmente noi lo rivedremo tante di quelle volte. Se vi ricordate, domenica il gol di Zaza in Sassuolo, nella partita del Sassuolo, se non mi ricordo, Cagliari, Sassuolo-Cagliari, un gol molto bello, però questo è ancora più difficile, perché il gol di Zaza è fatto quasi all'altezza dell'area piccola, in diagonale, e questo è fatto fuori dall'area di rigore. È vero che il portiere è fuori un paio di metri, lo vedete, dopo, ecco, guardate, già, è già al limite della sua area piccola, vedete? Forse, chi lo sa, se era un paio di metri indietro l'avrebbe anche preso questo pallone, però col senno di poi sono piene le fosse. In realtà qui è giusto segnalare il gesto tecnico sicuramente importante di questo Muntadas. E invece, questo era, diciamo, il top della prima giornata. Andiamo a vedere il flop. Il flop è la papera del portiere dell'Ancona, che francamente qui, insomma, si commenta un po' da sola. La conclusione, questa è la partita, è Ancona-Savona. La deviazione, guardate la palla che razza però di rimbalzo a, guardate, qui la telecamera si ferma un po', però vedete, cambia improvvisamente direzione, come tocca terra e inganna l'estremo dell'Ancona, che devo dire qui è anche un po' sfortunato, perché vedete, la palla è facile da prendere, ma questi palloni moderni, diciamo così, palloni che sono fatti di materiale un po' particolare, insomma, una volta erano di cuoio, adesso naturalmente sono fatti di tutt'altro, quando spesso, magari, insomma, quando toccano terra prendono delle stranissime traiettorie. E qui c'è prima la deviazione, che però renderebbe la vita più facile al portiere, poi in realtà, come la palla tocca a terra, vedete, schizza sull'esterno, il portiere rimedia una brutta figura. Ci sono ovviamente tante cose buone in questa giornata. Per esempio, ci piace segnalare un ragazzo che, insomma, gioca proprio con la maglia della Lucchese, che è Leandro Casapieri, al suo debutto in Lega Pro. Segnalato anche da vari siti specializzati come il miglior portiere della giornata. Allora, vediamo appunto le immagini di Lucchese Sant'Arcangelo, con la Lucchese che appunto debuttava davanti al suo pubblico. Vorrei su questa cosa fare una puntualizzazione, perché ho letto qualche giorno fa, un paio di giorni fa, ho letto su Facebook una dichiarazione di alcuni tifosi che se la prendevano, per la verità, con un collega di un'altra televisione per non aver mostrato le immagini della curva. Allora, cari amici, bene che sappiate che non è colpa né in questo caso nostra né del collega dell'altra emittente, perché come vedete le immagini sono marchiate Lega Pro, per cui cosa significa? Che sono uguali per tutti, non c'è possibilità di andare
di entrare allo stadio con una propria telecamera e quindi avere riprese personalizzate. Non si entra proprio con la telecamera se non per effettuare le interviste del dopo partita. E quindi diventa francamente problematico anche andare a riprendere quello che accade fuori dal campo. Torniamo, andiamo un attimo indietro, sì, grazie Marco, perché così vediamo la prima delle due parate importanti di Casapieri, la punizione ribattuta che poi diventa giocabile. È anche vero che qui insomma gli spara un po' addosso, però è bravo Casapieri a rimanere in piedi, vedete, e a respingere il pallone. Qui, se vogliamo, anche un po' fortunato il portierino della Lucchese, perché il Graziani praticamente gli spara, no, non è Graziani, vediamo un po', andiamo un attimo indietro, l'autore del gol, il numero del tiro è Guidone. Guidone spara di fatto in bocca a Casapieri. Questa è l'occasione più nitida, c'è anche quest'altra con il palo che salva invece questa volta Leandro. E quelli lì sono stati i primi 10 minuti del secondo tempo. Qui ci dovrebbe essere un'altra, qui c'è un'uscita invece di Casapieri molto sicura. Dicevo, i primi 10 minuti del secondo tempo in cui la Lucchese ha ecco, ha ballato un pochino. Qui ci dovrebbe essere un'altra bella parata di Casapieri, eccola qua. Vediamo, mi pare che tocchi il pallone. Andiamo al rallentatore e vediamo al momento in cui la palla scende. In effetti mi pare che ci sia il tocco di Casapieri, non so quanto, sì sì, è decisivo, non c'è nulla da... Vedete che la palla cambia nettamente traiettoria. Vedete, si alza, si impenna, quindi la parata di Casapieri qui c'è tutta, e come se c'è. Alla faccia di chi continua a dire che Casapieri è un pochino basso come portiere, qui veramente è andato in cielo. Altra parata, vedete, sono tre le parate importanti di Casapieri. Qui è su Rossi, la conclusione per la verità non violentissima, però insidiosa, perché in mezzo a una selva di gambe. La Lucchese ha replicato, lo vedete, con conclusioni che però non hanno mai impensierito Nardi, tra l'altro portiere esperto dell'86 del Sant'Arcangelo. Questa è la conclusione, la palla gol più pericolosa, eccola qua, con vedete l'imbucata di Biasci che pesca Calcagni, il quale qui calcia bene con il collo del piede. Vedete? Fa scendere il pallone, poi calcia bene, pallone che rientra perché è un pochino di esterno collo, ma non rientra abbastanza. E sfila di pochissimo alla destra del palo. Ultima opportunità, la conclusione di Santini che si perde lontanissima dai pali della porta di Nardi. Ultimo intervento mi pare questo di Casapieri, questo insomma possiamo non considerarlo considerarla un'occasione, con il pallone molto lontano. Anche qui vedete Lucchese che sì, ci ha provato anche nel finale, qui siamo alla fine, insomma, però oggettivamente la forza propulsiva e soprattutto l'ultimo passaggio è difettato abbastanza, e poi anche a livello di conclusioni, avete visto poi alla fine la conclusione più pericolosa è stata quella di Calcagni nel primo tempo, non abbiamo fatto un tiro in porta, insomma credo che tutti hanno capito che quello di sabato è stato un pareggio importante, va visto il bicchiere mezzo pieno e non certo mezzo vuoto per la vittoria che non è arrivata. È vero che il Sant'Arcangelo sarà una delle squadre che lotterà insieme a noi per evitare la retrocessione, quindi un punto in casa è un punto per noi perso e per loro guadagnato, però è anche vero che abbiamo visto Casapieri salvato una volta dal palo e poi insomma almeno tre interventi importanti, per cui alla fine questo pareggio deve essere
considerato un risultato molto molto importante. Allora, questa appunto giornata che cosa ha detto? Ha detto che il Pisa sicuramente è la squadra da battere in questo campionato. È vero che il Teramo ha avuto diverse palle gol anche sull'1-0 e poi anche sul 2-1, però insomma il Pisa ha vinto con grande autorevolezza e sicuramente conferma di essere la squadra più importante. Ha vinto anche l'Ascoli fuori casa a Pistoia, avete visto i gol, noi abbiamo visto tutta la sintesi e francamente insomma è un Ascoli che nel secondo tempo soprattutto ha sofferto e la Pistoiese ha avuto le migliori palle gol per segnare, poi invece il gol lo ha fatto su rigore appunto la squadra bianconera. E il Propiacenza ha accorciato il suo gap, che è di meno 8, quindi Piacenza che ricordiamo a causa della squalifica, della penalizzazione, partiva con questo pesantissimo meno 8, adesso ridotto a meno 5, per cui una prima giornata molto positiva per la squadra dove sono andati a giocare gli ex Aliboni e Caboni. Per il resto tonfo della Spalla in casa, però complimenti al Pontedera che come dicevamo ha dimostrato di avere sicuramente grandi numeri, giocatori se vogliamo anche giovani, insomma pensate a Madrigali, classe 95 di proprietà della Fiorentina e che si è concesso il lusso anche di segnare un bel gol, tra l'altro per lui una bella soddisfazione perché è reduce da un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno, quindi indubbiamente un Pontedera che presenta giocatori interessanti, giovani interessanti, Madrigali appunto, ma anche Settembrini e Grassi, vabbè Luigi Grassi insomma di lui abbiamo già detto che è un giocatore che insomma Lega Pro può diventare sicuramente diventerà protagonista. Complimenti a Paolo Indiani che dunque ha esordito con una vittoria, forse la vittoria più netta, più squillante di tutta la prima giornata. Bene, siamo in conclusione, allora andiamo a vedere il prossimo turno che si giocherà fra venerdì prossimo e lunedì. Allora, Ascoli-L'Aquila, Carrarese-Pistoiese, Gubbio-Lucchese che si giocherà alle 18, quindi un orario un po' particolare, Pontedera San Marino, Prato Tutto Cuoio, Propiacenza Forlì, Reggiana Ancona, Sant'Arcangelo Pisa, Savona Spal, Teramo Grosseto. Questo il prossimo turno, sono stati resi noti anche gli orari, le date, gli orari della terza, quarta e quinta giornata. La Lucchese giocherà il giorno di Santa Croce, avevano chiesto i dirigenti di giocare fuori casa, non sono stati accontentati, Lucchese Savona sabato 14 settembre alle ore 16. Poi la quarta giornata invece saremo di scena a Prato di giorno infrasettimanale, mercoledì 17, tutte le partite si giocano alle 20:30, mentre Prato-Lucchese, tanto per venire incontro ai tifosi, visto che è un derby, si gioca alle ore 16, dunque non è certamente un orario congeniale per chi vuole andare a Prato. Infine la quinta giornata, il 21 di settembre, è un sabato anche questo, si giocherà alle ore 16 Lucchese Pontedera e dunque queste sono le prossime partite della Lucchese. Direi che abbiamo davvero concluso per questa prima puntata di Pro Calcio. La prossima settimana avremo ospiti in studio, avremo la possibilità anche di fare collegamenti con altri con altre realtà, con altre piazze per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti appunto le impressioni di questo campionato che si annuncia un campionato
molto avvincente, il livello qualcuno dice insomma essere un pochino più basso rispetto a quello dello scorso anno, degli anni scorsi, non sappiamo, noi chiaramente manchiamo da questa Lega Pro ormai da qualche anno e poi non dimentichiamo che quello di quest'anno è un campionato nuovo per tutti perché non è più C1 e C2, Lega Pro 1, Lega Pro 2, ma è una unica Lega professionistica, quindi la vecchia Serie C, dove ovviamente ci sono tutte le squadre di C1 dell'anno scorso e le squadre che si sono classificate del campionato, dei vari campionati, dei vari gironi di C2. Quindi è un campionato, diciamo, dove c'è molto disequilibrio, nel senso che ci sono squadre che magari l'anno scorso avevano rose importanti, altre che invece avevano rose chiaramente. Che invece dovevano pensare a salvarsi in C2, però insomma il campionato di C1 l'anno scorso è stato molto anomalo, no? Non c'erano retrocessioni, per cui è chiaro che tante squadre hanno fatto giocare anche i giovani e quindi quest'anno invece abbiamo visto, per esempio, il Sant'Arcangelo schierare solamente quattro giovani, tutti gli altri, tre giovani, gli altri invece over, mentre la Lucchese domenica aveva in campo quasi tutti under e pochi vecchi. C'è da dire, e concludiamo, che la Lucchese deve recuperare giocatori importanti, uno su tutti, Elia Chianese, che aspettiamo con grande, devo dire, trepidazione, perché siamo convinti che Chianese è un giocatore che se sta bene può fare la differenza in questo campionato di Lega Pro. È tutto davvero, appuntamento dunque a martedì prossimo, sempre alle ore 21, per un'altra puntata di Pro Calcio. Grazie di essere stati con noi, vi auguro una buona serata. Arrivederci, a martedì. Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it.